Andava a caccia di donne sole per poterle rapinare. Un italiano di 58 anni, armato di un seghetto artigianale e di una pistola scenica, ha tentato di rapinare tre donne che ha incontrato in strada, tra Pinasca e Pinerolo, nel torinese. La prima aggressione è venuta al mattino presso a Pinerolo, in via Virginio, nei confronti di una 56enne del luogo, che però è riuscita a fuggire avvisando subito il 112. La seconda aggressione è venuta poco dopo in via Buniva, dove il rapinatore solitario si è avvicinato a una 34enne e l'ha minacciata con il seghetto. Ma anche in questo caso la vittima è scampata al pericolo avvisando una gazzella dei carabinieri in transito. Il rapinatore si è poi spostato nella vicina Pinasca, tentando l'ennesimo colpo ai danni di una 61enne che stava camminando nelle vie del centro. Ma i militari dell'arma di Pinerolo erano già sulle sue tracce e sono riusciti a bloccarlo. A Torino, un altro rapinatore solitario di 42 anni è stato fermato dai carabinieri della compagnia Torino San Carlo, che lo hanno individuato quale autore di una tentata rapina ai danni di una giovane in via Garibaldi. La vittima è stata avvicinata dal rapinatore ed è stato minacciato verbalmente per la consegna del proprio portafoglio. È riuscito a scappare chiedendo aiuto ai militari e fornendo indicazioni precise per rintracciare l'autore del reato. Sempre nel centro abitato, nel quartiere Aurora, una pattuglia del nucleo radiomobile ha arrestato un nigeriano di 21 anni che, con la scusa di dover prelevare effetti personali, è entrato in casa dell'ex compagna, una connazionale, ha tentato prima di violentarla e dopo l'ha colpita con calci e pugni e le ha rubato 50 euro. La donna è stata accompagnata all'ospedale Maria Vittoria. Nei giardini pubblici di Via Giacchino, tra i quartieri cittadini di Barriera Milano e Aurora, è stata invece sgominata dai carabinieri della compagnia Torino Oltredoro una banda di 4 spacciatori che avevano acquisito il monopolio degli stupefacenti nella zona. A Pienezza, infine, tre carabinieri della locale arma hanno arrestato in flagranza un pusher del 58 sorpreso a cedere una dose di cocaina a un giovane del luogo.